Uomini e donne arriva in edicola con un magazine settimanale. Uomini e donne dalla TV alle edicole, arriva la versione magazine dedicata al celebre programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Maria De Filippi punta a conquistare anche le edicole con la versione magazine di Uomini e donne. Sulla scia del successo di altri settimanali dedicati a programmi cult del piccolo schermo, anche Uomini e donne debutta nelle edicole con la sua versione cartacea. Uomini e donne magazine, quando esce? Il primo numero di Uomini e donne magazine è previsto giovedì 8 marzo, nel giorno della festa della donna. Una scelta non casuale visto che il magazine si preannuncia un prodotto editoriale pensato appositamente a un pubblico femminile over 50. Nonostante la comunicazione diventi sempre più smart, veloce e digitale, c'è una grandissima fetta di pubblico ancora interessata alla versione cartacea. A queste persone è rivolta la nuova sfida di Maria De Filippi, che ha deciso con il suo staff di lanciare un magazine settimanale dedicato alle storie di uno dei programmi cult della televisione italiana. Del resto non è la prima volta che un programma televisivo di successo approda nelle edicole con una versione cartacea. Dalla prova del cuoco di Antonella Clerici a Mella Verde fino al successo del Segreto, le versioni cartacee di questi programmi hanno registrato un'ottima presa sui lettori italiani. Anticipazioni Uomini e donne magazine. Cosa conterrà il magazine di Uomini e donne? Possiamo anticiparvi che l'uscita sarà settimanale e i contenuti saranno di diverso tipo. Si parlerà non solo del trono classico e del trono over, ma anche dei protagonisti principali del programma di Canale 5. Spazio quindi ad interviste, racconti, retroscena, anticipazioni su tronisti e corteggiatori. Non mancheranno poi i commenti dei due opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Non solo, il magazine racconterà e mostrerà con immagini inediti quello che accade dietro le quinte, durante i casting per la gioia degli appassionati del programma darà spazio anche agli ex tronisti, alle storie finite bene e quelle no. Stando alle prime indiscrezioni trapelate sul magazine, un ampio spazio sarà dedicato anche alla dama Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over. Chissà che non possa esserci una rubrica dedicata alle due regine indiscusse del programma Gemma e Tina. Del resto, come vi avevamo anticipato alcuni giorni fa, Tina Cipollari ha confermato la fine del matrimonio con Chicco Nalli e l'intenzione di tornare a ricoprire il ruolo di tronista nel programma, che 17 anni fa le ha regalato il grande successo televisivo. Per quanto riguarda il prezzo, il magazine di Uomini e donne avrà un costo contenuto. Una scelta editoriale fatta per attirare l'attenzione dei lettori e del pubblico over 50 poco pratico con il mondo del web.